Il vincitore quest'anno è Giovanni Orsola, mentre i finalisti sono Lorenzo Cassarà, Adele Ceraudo, Manuela Cerutti, Raffaele Crispino, Sabine Della Fon, Francesco Fossati, Andrea Galvani, Paolo Pennuti e Luca Trevisani. Mentre i menzionati speciali del Talent Prize 2010 sono Paola Anziché, Chiara Camoni, Valentina Miorandi, Giulio Squillacioti, Emanuela Toselli. Mentre il premio speciale della Fondazione Roma va a Mimmo Centonze. Tesa è finita, il Talent Prize, il concorso ideato e organizzato dalla Guido Talaricco Editore con il sostegno della Fondazione Roma e patrocinato dal Comune di Roma, Sovrintendenza ai Beni Culturali, con Musei in Comune e Zetema, ha un vincitore. Ad aggiudicarsi la terza edizione è il fiorentino Giovanni Orsola, classe 1982. L'artista ha conquistato il favore della giuria con il video intitolato Superficiale, Under My Skin, 2 minuti e 13 secondi per sviluppare un lavoro sul tramonto. L'opera è uno studio sulla luce, nonché e sulla nostra reazione a eventi continui e al modo in cui riprogettiamo continuamente ciò che osserviamo, sia in termini di luminosità che di colore. Orsola probabilmente è davvero un artista che con un video è riuscito a dipingere la luce, è riuscito a creare un'atmosfera crepuscolare, intima. Il sogno di tutti gli artisti da sempre è dipingere la luce. E lui, chiaramente con un artificio che agevola, in questo caso non è un pennello, però è riuscito in questo intento. Un premio importante giunto quest'anno alla sua terza edizione, che sottolinea ancora una volta la complessità e l'armonia di un mondo come quello dell'arte contemporanea, a cui guardano con trepidante interesse giovani artisti italiani. Questa terza edizione ci ha consolidato nell'idea che siamo nella strada giusta. Il numero dei partecipanti era corposo, alto, la qualità eccelsa, superiore di molto alle precedenti edizioni, segno che il premio si sta consolidando non solo tra i giovanissimi ma anche, come dire, nell'establishment dei più giovani, ma sempre insomma quelli che hanno già fatto mostre, eventi e che sono già quotati. E era questo che volevamo, noi volevamo prendere la meglio gioventù dell'arte italiana e quest'anno abbiamo avuto la riprova che ce l'abbiamo. Numerosissimi infatti i partecipanti di questa edizione, capaci di proporre ad un parterre di esperti delle opere artistiche di notevole interesse e progettualità. Particolarmente interessanti i lavori dei concorrenti della sezione videoarte, come ricorda proprio Ludovico Pratesi. Il livello si sia molto alzato, ancora ulteriormente rispetto all'ultima edizione. Gli artisti hanno lavorato veramente molto bene, con grande impegno e professionalità. Tra tutte le varie sezioni, forse quella che mi ha più colpito è stata quella di video, in cui c'erano, devo dire, molti artisti bravi. Infatti non mi stupisce che abbia vinto un artista con un video, proprio perché evidentemente è uno dei linguaggi che in questa edizione di questo premio almeno è stato senz'altro, diciamo, molto forte. Ecco. La varietà all'interno di una singola qualità, e devo dire per la maggior parte, non dico tutti i 980, una buona originalità. In alcuni casi una capacità ormai di intendere anche talvolta troppo professionalmente l'idea dell'essere artista, ma dall'altra parte invece la capacità di essere autonomi, di parlare di immagini nuove, ma devo dire anche ogni tanto di stupirci, di contrastarci e soprattutto di spostare quello che io penso ormai sia necessario sempre di più nell'arte contemporanea, di spostare quello che noi ormai vediamo come un luogo comune, quindi abbattere un'idea di un certo tipo di immagine, talvolta troppo friabile, talvolta troppo attuale, talvolta troppo di moda. È stato piuttosto interessante perché impari e non solo giudichi. Io sono molto contento della selezione che è stata fatta da una giuria severa, professionalmente inattaccabile e con una grande capacità di comprendere lo sviluppo complessivo della situazione nazionale per quanto riguarda le arti visive. Come ben è stato detto dalla nostra amica Rebaudengo, questa nostra iniziativa ha anche la capacità di individuare quali sono le tendenze che si stanno manifestando nel campo della giovane proposta da parte di questi artisti, che sono in grado di esprimersi attraverso le formule più disparate, ma con una concezione di fondo, che l'arte si rinnova nel bello
e che la sua manifestazione principale precipua è proprio questa, la bellezza. Un premio a cui quest'anno hanno partecipato circa 1000 artisti, capaci di fotografare una varietà di stili e ricerche che denotano come il contemporaneo sia il fulcro dell'arte di oggi. L'appuntamento ora è per il prossimo 21 ottobre al Museo Capitolino Centrale Montemartini per la mostra con i 10 finalisti del Talent Prize 2010. Mostra che ne uscirà e che vedremo in ottobre sarà una mostra che darà veramente un'idea di quella che è la situazione italiana arte contemporanea attuale. Credo sarà una mostra che ci aiuterà a capire come sta andando l'arte italiana, in che direzione, e sarà quindi estremamente importante per tanti curatori, per tanti direttori di musei, non solo italiani.